Bema ha scelto di confermare la fiducia a Marco Sutti con 56 voti contro i 43 ottenuti da Giovanna Passamonti. Al secondo turno gli abitanti di Bema hanno deciso in favore della continuità con l'amministrazione uscente. Dopo che 2 settimane fa le urne avevano restituito un risultato di pareggio assoluto con 49 voti per ognuna delle due liste in corsa e una scheda nulla a fare da ago della bilancia, il ballottaggio che ha messo di fronte soltanto i candidati alla carica di primo cittadino è stato deciso da una differenza di 13 voti. Ancora più alta l'affluenza alle urne. Se al primo turno era già stata da record superando il 71%, al ballottaggio ha votato quasi il 73% dei 139 elettori per un totale di 101 votanti con una scheda bianca e una nulla, nessuna contestata. Tra i punti del programma amministrativo annunciati dal sindaco Marco Sutti, che ha ricordato la sinergia con Regione Lombardia che ha portato al finanziamento della nuova galleria per la strada che collega Bema al Fondo Valle, oltre alla conclusione dei lavori finanziati nel precedente mandato, vi è il potenziamento delle realtà associative del piccolo paese orobico. Un raduno organizzato dal club Maserati Biturbo. Quali macchine sono presenti e com'è stata questa giornata? Beh, abbiamo cercato di radunare qui a Sondrio, la città di Pierangelo Andreani, tutte le macchine da lui disegnate, le cui tre principali sono state la Fiat Ritmo, la Ferrari Mondial e la Maserati Biturbo e alcune sue derivate. E abbiamo pensato di fare questo per celebrare questo designer, perché molti, diciamo, sanno che queste macchine possono essere di Pininfarina o del centro stile Fiat, ma magari in pochi sanno chi è la vera matita che l'ha disegnata, che lavorava presso questi centri stile ed è il vostro concittadino Pierangelo Andreani. Abbiamo persone che arrivano anche da lontano, abbiamo da Messina, da Modena, dal Veneto, dal Piemonte, che sono venuti qui per celebrare questo designer. Fa molto piacere, hanno fatto tanta strada, però hanno fatto volentieri questo viaggio per venire a celebrare appunto quell'autore della loro macchina e quindi per loro rappresenta un personaggio importante. Abbiamo qui il papà della Maserati e di altri modelli. Quali sono le emozioni? Ma le emozioni sono tante, prima di tutto perché sono a Sondrio, a casa mia. E probabilmente pochi sanno che io ho disegnato queste macchine perché per anni sono stato a Torino, poi a Modena, poi ho il mio studio qui, ma qualcuno mi chiede ancora se sono a lavorare a Torino dopo quasi 50 anni. Però è un'emozione forte. Devo dire che la Biturbo è ancora una vettura gradevole da vedere, con delle buone proporzioni e non sembra che abbia. Visto che il primo disegno è del 77, ormai sono 45 anni, 46. Ripercorriamo in breve la sua storia, anche se in breve è difficile. Sì, in breve è un po' difficile, perché io ho cominciato nella fine del 70, tutto il 71, i primi mesi del 72 in Fiat, e poi sono passato alla Pininfarina fino alla fine del 76, poi sono andato a lavorare per De Tomaso. Chiamato prima per disegnare le moto, Moto Guzzi, Moto Benelli, e poi aveva appena preso la Maserati e mi ha chiesto di disegnare una vettura sportiva, compatta, piccola. Allora era i tempi dell'IVA al 39%, si superava i 2000 di cilindrata, per cui ha pensato bene di fare un motore con i turbo perché la potenza non era sufficiente e diciamo che è stata un po' una fortuna della vettura, anche se sappiamo che le qualità all'inizio non c'era iniezione diretta, eccetera, però ha resistito nel tempo. Adesso vedo che anche Maserati la sta un po' rivalutando. Poi dopo la mia carriera è andata avanti, ho creato una modelleria, un'azienda con altri due amici, abbiamo fatto modelli per varie case, francesi, Renault, per Toyota, per Nissan soprattutto. E poi ho un'altra passione che oltre a quella delle moto, scooter, anche delle barche. Ho cominciato a lavorare per Crankey nel lontano 75. Fino a circa 18 anni fa, quando ho cominciato a lavorare per Beneteau, gruppo Beneteau, lavoro ancora oggi. E adesso sono più conosciuto per le barche che per le auto, ma comunque non rinnego nulla del mio passato, anzi ne sono orgoglioso.
A mezzogiorno precisamente è stata aperta la stanga. Così è iniziata la stagione estiva del Passo dello Stelvio, aperto da martedì 30 maggio. Seguiranno poi le aperture del Passo di Gavia, che sarà percorribile dal 1 giugno a partire dalle 9, e del Passo Umbrail, di collegamento con la Svizzera, che sarà percorribile a partire da venerdì 2 giugno. L'apertura di entrambi i valichi alpini Stelvio e Gavia durerà, condizioni meteorologiche permettendo, fino al prossimo 5 novembre. Le attività di sgombero neve condotte sui passi Stelvio e Gavia sono state effettuate senza sosta dal personale specializzato di ANAS nel corso delle scorse settimane. Il Passo dello Stelvio, con i suoi 2.757 metri, è il valico automobilistico più alto d'Italia e il secondo passo in altezza con strada asfaltata nelle Alpi. Il Passo Gavia è, dopo lo Stelvio, il secondo passo alpino più alto d'Italia, a 2.652 metri sul livello del mare, e mette in collegamento la Valtellina con Ponte di Legno in provincia di Brescia. Meccanica, elettronica, elettrotecnica, informatica, chimica, biotecnologie sanitarie. Le competenze dei ragazzi di quarta e quinta dell'IT Mattei di Sondrio si sono mostrate di nuovo alle aziende, insieme alle idee e alla passione degli studenti che hanno dato vita a Politecne. 3 anni di stop a causa del Covid e finalmente i ragazzi sono riusciti a mettere in pratica quella che è la loro capacità di produrre in vista degli esami di Stato con questa mira e far vedere anche alle aziende e ai ragazzi che ci vengono a visitare che cosa sono in grado di fare con un corso di studi tecnico come i nostri. Un corso di studi che però abbiamo visto nei lavori poi si declina in tante specialità differenti. Sì, noi abbiamo 4 indirizzi anche abbastanza diversi tra loro, però hanno in comune tutte la possibilità di concretizzare quello che viene studiato attraverso manufatti o software, diciamo una produzione che lo studente riesce a mettere in pratica già al 4° anno, come abbiamo visto. Addirittura in qualche caso abbiamo degli studenti del 2° anno addirittura che hanno seguito un corso sulla stampante 3D e hanno voluto produrre degli oggetti che hanno messo in mostra in questo Politecne. Anche le aziende vengono a visitare la vostra scuola, che tipo di interesse c'è? Beh, in effetti le aziende sono molto interessate al lavoro che i nostri studenti fanno perché sono alla ricerca sempre di personale formato tecnicamente. Anzi, devo dire che purtroppo non riusciamo a star dietro come numero di diplomati alle richieste delle aziende stesse. Per tutto l'anno ci vengono richiesti nominativi degli studenti dei diversi indirizzi proprio perché manca personale specializzato, ragazzi che abbiano una buona base tecnica su cui magari costruire ancora con della formazione specifica. Torna anche quest'anno la giornata nazionale della miniera. Qui a Lanzata come l'avete organizzata? Quello è il comune di Lanzata, abbiamo pensato appunto al concerto del coro CAI Valmalenco e il coro CAI di Sondrio, alla Brusada Ponticelli, la miniera attiva di Mifavi. Il giorno 26 il concerto di Elisabetta Viviani. Un po' di anni fa ha cantato Heidi, tanto per farci capire chi è, con il suo chitarrista Claudio Damiani. E sabato 27 alla mattina con le scuole elementari della quinta elementare della Valmalenco, la visita del museo multimediale, sempre qui alla Bagnada, a Lanzata l'apertura del museo mineralogico, oltre che alla possibilità di esercitarsi facendo delle sculture di incisione su pietra con Sara De Filippi. Un grazie particolare vanno alle guide della miniera della Bagnada che sempre si occupano appunto di far conoscere questa realtà.
Un concerto in una location particolare, qual è l'emozione? Beh, è stato un impatto abbastanza forte, nel senso entrare in una grotta così era la prima volta che ci entravo. Dai, mi fai male! L'emozione non ha voce, diceva Celentano, sì. Giusto? Comunque è veramente bello, un'esperienza unica, veramente unica. Un posto meraviglioso, un'esperienza, sembra di entrare in una favola, davvero, quindi molto bello. Molto bello. Qual è stato il vostro repertorio? Spaziamo dagli anni 60 agli anni 80, diciamo, ecco, grosso modo, e facciamo tante cose da cercare da far cantare un po' il pubblico, ecco. Speriamo si sia divertito. Ecco. Non è la prima volta che venite in Valtellina comunque. Io nel 2013 sono venuta per la prima volta a Lanzada e sì. Poi siamo venuti tante volte tante in volte, altri sì. Posti qua nei dintorni. Guardate cosa ho trovato nella miniera della Bagnana. È un cuore, speriamo che ci porti fortuna. Mio, questo lo porto via. Certo. E la Valtellina come vi ha accolto? Molto ospitali, molto generosi, tanti amici, tantissimi amici. Io ho girato due video per lei qui nella Valtellina del suo precedente album e quindi insomma siamo stati veramente molto bene, un'esperienza unica. Sondrio è la città con il miglior clima in Lombardia ed è la settima a livello italiano. Lo rivela uno studio di Meteo.it e Corriere della Sera che analizza il clima di tutti i capoluoghi di provincia prendendo 14 indicatori che caratterizzano il clima di un territorio estremamente variabile come quello italiano che va dalle Alpi al centro del Mediterraneo. Macerata si trova al primo posto, seguita da Savone e Matera. Sondrio in particolare si trova al primo posto tra le città meno siccitose. Questa particolare classifica considera i giorni di pioggia all'interno dei periodi di siccità di almeno 14 giorni consecutivi. Il capoluogo valtellinese è inoltre secondo per l'indice di calore, cioè ci sono meno giorni all'anno in cui la temperatura percepita supera i 30 gradi per almeno un'ora al giorno. La prima città in questa classifica è Belluno. Tornando invece alla classifica generale a livello lombardo, c'è Bergamo al secondo posto, 28esimo nazionale, e Como è terza, 62esima a livello italiano. Sale l'attesa per l'edizione numero 66 del Rally Coppa Valtellina, in calendario il 1 e il 2 luglio. Sono il sabato, sono tre prove speciali in diurna e l'ultima Mello completamente in notturna, mentre la domenica il rally si svolge tutto di giorno con partenza circa alle 9 della mattina e arrivo in Piazza Rivaldi alle 15. La prova speciale di Mello è stata allungata e comprende anche la parte in discesa verso Santa Croce, quindi abbiamo sia salita che discesa. E la misura è passata da 7 km a 10 km e mezzo. La prova di Postalesio è una prova da 11 km, anche questa con pezzo di piano, salita e discesa. Non è nuova per il rally, ma non era presente lo scorso anno. La prova di Verbena e la prova del Bosaggio invece sono rimaste uguali, quindi diciamo che circa metà del rally effettivamente è cambiato. La sicurezza è l'aspetto fondamentale che ACI mette nell'organizzazione di questi eventi sportivi. È una macchina molto complessa, molto numerosa e abbiamo affidato a dei professionisti la gestione della sicurezza. In primis la sicurezza sanitaria che è gestita direttamente dalla Croce Rossa. La parte di sicurezza attiva, come la decarcerazione, è affidata a un'azienda che fa questo di mestiere anche in Formula 1 e poi coinvolge un numero di persone tra commissari ACI Sport e specialisti di vario tipo che arriva a circa 300 persone. Il rally è una manifestazione sportiva che non può prescindere dal connubio tra sport e turismo. Innanzitutto perché il rally stesso muove un numero importantissimo di persone. Lo scorso anno abbiamo avuto circa 6.000 spettatori in presenza. La macchina organizzativa, gli equipaggi e i team portano in Valtellina più di 1.200 persone.
Quest'anno abbiamo optato per un riordino a Morbegno e uno a Chiesa Valmalenco, proprio per portare gli equipaggi e le auto vicino a tutti gli spettatori, perché pensiamo che sia un valore aggiunto questo nei rally e una cosa che abbiamo patito molto durante il periodo del Covid. Quindi siamo felici di tornare alla normalità anche in questo senso. Sono tante le voci che in queste ore si uniscono al cordoglio per la scomparsa mercoledì mattina di Emilio Rigamonti, 92 anni, fondatore dell'omonima azienda di Presaole, mancato in seguito a un malore che lo ha colto in piazzale Bertacchi a Sondrio. Tutto il nostro pensiero va all'uomo e all'imprenditore che era, è il messaggio di Mario Moro, presidente del Consorzio di Tutela Presaole della Valtellina. Ci lascia una persona di estremo valore. Fondamentale è stato il suo contributo per il riconoscimento e la valorizzazione del nostro prodotto IGP. La sua passione per il lavoro e per il territorio ci sono da esempio. Del consorzio, Emilio Rigamonti fu fondatore nel 98 e primo presidente e ugualmente fu a capo di Confindustria Sondrio. Ricordiamo l'imprenditore con grande stima e particolare gratitudine le parole del presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni, un'associazione che durante il suo mandato e non solo ha contribuito a far crescere. Il suo impegno per la valorizzazione della Bresaola e dei prodotti valtellinesi, oltre che per lo sviluppo del territorio in senso ampio nelle attività a sfondo sociale, in quelle culturali fino alle sportive, è noto e anche a noi fa piacere sottolinearlo, accanto alle grandi qualità imprenditoriali ed umane. Per lungo tempo anche amministratore camerale, Rigamonti viene ricordato con affetto e riconoscenza anche dalla presidente della Camera di Commercio di Sondrio, Loretta Credaro, e dal segretario generale Marco Bonat. Mercoledì sera il ricordo è venuto anche dal Consiglio Comunale di Sondrio. Vorrei anche ricordare una persona che purtroppo ci ha lasciato proprio oggi, un ex rigare d'argento che è Emilio Rigamonti. Purtroppo ci ha raggiunto questa notizia poche ore fa. Sappiamo che Emilio Rigamonti non solo era un rigare d'argento, ma era anche un benefattore della nostra collettività, della nostra città, con donazioni importanti per la RSA, quindi ci tenevo insieme a voi a ricordarlo perché è mancato proprio oggi. I funerali di Emilio Rigamonti si svolgeranno sabato 3 giugno alle 15 in collegiata a Sondrio. Ha preso posto mercoledì sera nell'aula di Palazzo Pretorio il nuovo Consiglio Comunale di Sondrio. Davanti ad un folto pubblico si è insediato il parlamentino del capoluogo, dando il via ufficialmente al secondo mandato dell'amministrazione Scaramellini. Adempimenti tecnici a parte, la seduta ha visto l'elezione del presidente del Consiglio Comunale, Francesco Romualdi, Fratelli d'Italia, che ha ottenuto 20 voti a favore e 12 schede bianche, e del vicepresidente Roberta Songini, del Partito Democratico. Accolto da un applauso il giuramento del sindaco, che è poi stato circondato dai componenti della giunta comunale, annunciata nei giorni scorsi con le rispettive deleghe, e la carica di vice sindaco a Francesca Canovi. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di assolvere al mio mandato nell'interesse della comunità sondriese. Ringrazio i cittadini per la fiducia che hanno voluto rinnovare a me e al mio gruppo. Continuerò il mio lavoro con impegno, cercando di essere all'altezza. Il modus operandi sarà quello che abbiamo già visto nei 5 anni passati, anche nella gestione del Consiglio Comunale. Io cercherò di lavorare nell'interesse dei cittadini, cercando di conciliare il più possibile anche le posizioni, che potranno essere e saranno divergenti su qualche argomento, però sempre nel rispetto di tutti e anche con un approccio a tutti serio e rispettoso.